Stasera vediamo il risultato di un percorso lungo e molto stimolante. Raccontare la figura di Traiano, non esporre semplicemente una serie di materiali, ma raccontare la sua storia, valorizzare uno spazio molto complesso e articolato come quello dei mercati di Traiano, può valorizzare materiale scultoreo, architettonico, di grandissimo pregio, pool dei professori dell'Istituto Europeo del Design ha guidato 8 gruppi diversi di giovani, si passa dall'esito molto artistico, molto puntato sull'illuminazione, sul contrasto, sul rapporto vuoto-pieno, invece esperienze che hanno voluto scegliere una strada più pragmatica, il materiale povero, il materiale modulare per risolvere il problema della spazialità e dell'esposizione. Quindi devo dire che la sfida è stata vinta, questo sia di stimolo, di insegnamento e di pungolo un po' per chi deve conservare e valorizzare il patrimonio, dall'altro chi deve formare i giovani a confrontarsi con l'industria della produzione e con nello stesso tempo il patrimonio. Per gli studenti della scuola di Head Design di esprimersi attraverso progetti di allestimento in questo luogo è assolutamente un'occasione unica. I mercati traianei contengono in sé due componenti, due qualità assolutamente essenziali, una grande connotazione fisica, una geometria, una gravità, una materia e al tempo stesso una dimensione che potrei definire irreale.